Ciao a tutti e benvenuti su Che Stile, io sono Andrea Cimatti e oggi parliamo di un capo molto furbo per l'estate, la polo. Tempo fa mi avevate chiesto qualche consiglio sulle polo, in particolare mi ricordo i commenti di Enrico e di Antonio. Per questo oggi andiamo a vedere le polo camicia di Apposta, delle polo che hanno qualcosa della camicia e la cosa molto molto bella ed interessante è che, come per le camicie di Apposta, potete scegliere o una misura standard o andarvi a scegliere il su misura, quindi andando a inserire le vostre misure. La polo è quel capo casual che però rimane più formale rispetto alla t-shirt e nel caso di Apposta, di questa polo camicia, i dettagli che ricordano molto una camicia la rendono, se così possiamo dire, più elegante e meno casual rispetto a quelle che troviamo in giro. Tra le opzioni, oltre al colore e alla lunghezza della manica, quindi a manica lunga o a manica corta, potete anche scegliere il tipo di collo, button down o collo classico. Personalmente, adesso vi faccio vedere anche qui, vedete la differenza tra collo classico e button down, collo button down, collo classico. Io personalmente preferisco il collo classico perché nella polo non mi fa impazzire il button down, però c'è chi preferisce, visto che si tratta di un capo casual, avere un button down. Questa è una possibilità che Apposta dà in più e, come dicevo prima, potete scegliere anche tra l'inserimento delle misure o scegliere tra le classiche taglie che potete trovare in qualsiasi altro negozio. Quindi anche qui personalizzazione non solo nella camicia ma anche nella polo. Come potete vedere c'è un cannoncino che ricorda molto quello della camicia, anche diciamo come è fatto lo spallone, cioè è veramente pensata. Adesso magari ne vediamo delle altre, delle foto, vedete il dettaglio, ricorda molto 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 una camicia. Ecco, qui vedete nella versione corta, è molto classica, elegante nel suo essere sportiva e casual. Potete vedere tutti i classici dettagli della camicia, quindi il cinturino, la vela, il carré posteriore, e nel caso la sceglieste con la manica lunga non trovate, come in molte, la classica chiusura a polsino, diciamo in maglina, ma trovate un vero e proprio polsino con il bottoncino. Ancora di più il dettaglio della camicia nella polo, quindi è il perfetto compromesso tra l'eleganza di una camicia e la sportività e il casual di una polo. Ecco, torniamo un attimo nella schermata dove ci sono tutti i colori delle polo, perché ci tengo a farveli vedere tutti perché ce ne sono di bellissimi. Abbiamo il classico bianco, il blu scuro, perfetto anche per l'ora dell'aperitivo o per una cena, magari d'estate, magari in città. Due colori stupendi, uno soprattutto lo adoro, questo arancione qui, secondo me è bellissimo per l'estate. Nella versione corta io eviterei il button down, però anche qui a vostro piacimento. Il giallo, altro colore molto estivo, il rosso, il blu un pelo più chiaro, lui dice azzurra, però direi che è un blu leggero. Poi abbiamo il verde, verde per me è bellissimo, questo verde è veramente stupendo. Un grigio scuro, anche questo molto bello, grigio chiaro, e di nuovo abbiamo un bianco. In questo caso abbiamo la doppia versione bianca, però con la manica lunga, mentre all'inizio, se non sbaglio, esatto, l'avevamo con la manica corta. Secondo me questa selezione di polo è veramente stupenda perché mette assieme il tocco casual e sportivo della polo con l'eleganza però della camicia. Quindi se vi state apprestando ad acquistare una polo, il mio consiglio è di andare sul sito di Apposta e dare perlomeno un'occhiata, perché il connubio tra il casual della polo e l'eleganza della camicia in questo caso è veramente ben riuscito. Vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione, così andate direttamente sul sito di Apposta e noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!